Sì, alcuni lavorano, perché ci siamo alcuni di noi che siamo disoccupati, però nella spazzatura in una cooperativa lavorano solo immigrati. Mi domando perché, forse perché noi se ci assumono ci devono dare i soldi che ci toccano. Allora con 200 euro su una busta paga di 1000, 1200, 700 vanno bene. Il colmo è che nel paese della solidarietà e dell'accoglienza, capitolo politiche sociali del comune, zero soldi. Si trovano i soldi per fiori, per tutto, se qualche famiglia sta male non ci sono soldi. Addirittura, se il sindaco si è permesso di andare a porta e mentire spudoratamente, quando gli ho fatto la domanda Bruno Vespa, dice ma ci sono stati atti di violenza? Dice no, mai. Il primo che hanno preso a Ceffone è stato lui, gli immigrati. Poi c'è stato un sequestro di persona, accoltellamenti a Riace Marina, hanno bruciato la bandiera, hanno fatto il blocco a Riace Marina. Però non può dire che ci sono queste cose, se no lui non appare più come il grande salvatore. Io lo chiamo il fenomeno, il grande padre. Lui è pura ed è pura. Eppure tutti i ragazzi di cose di Città Futura o di altre associazioni che lo contestano, tutti via. Ed è pura quando ci sono poi le interviste, perché quello diciamo noi mai trasmesse, solo quello che dice lui. Perciò. Ok, cercheremo di trasmetterlo noi. Che televisione, chiedo scusa. No, su internet siamo liberi, perché su internet si è liberi, si ha la possibilità di dire quello che si vuole. Non è che è una cosa male. Però di solito non lo metto mai, non dici niente a nessuno. Ah sì? Non parla, allora, no. Quando io poco fa, non so se è acceso, non mi interessa, tanto. È acceso. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, mi chiamo Pietro Zucco io, mi assumo la responsabilità. Lei non troverà quasi nessuno che parla, solo i lecchini. Io ho lavorato per le associazioni, non sono stato pagato, non mi hanno versato i contributi, non mi hanno fatto più lavorare perché ho protestato. Ecco, questo è Riace, non è tutto l'Eldorado qui è tutto un bluff.